video. Oggi andiamo a parlare di alimentazione. Siccome è un video che mi avete richiesto tantissimo, perché ultimamente stavo facendo quei video dove mi allenavo, vi facevo vedere il mio allenamento molto facile, molto veloce, concentrato più che altro sui glutei, sulle gambe. Siccome tanti mi avete chiesto, ma oltre all'allenamento segui una dieta, ma io voglio chiamarla, anziché dieta, un'alimentazione sana, perché non è una dieta, io non devo dimagrire, non devo perdere peso, semplicemente è un tipo, uno stile di alimentazione, un tipo di alimentazione. Allora, premetto questa cosa perché prima di iniziare a dirvi e a raccontarvi la mia alimentazione, voglio specificare che quello che vi andrò a dire mi è stato detto dal mio personal trainer, quindi è una dieta che mi ha dato lui per me. Questo non toglie che magari anche per voi vada bene, come non potrebbe andare bene, come a me dà dei risultati a voi non li dà, quindi prendete tutto con le pinze, è semplicemente un'idea che vi voglio dare, vi faccio una situazione generale di quello che sto facendo io, ma voi ovviamente non dovete fare tutto quello che io vi dico, perché non è detto, ognuno è diverso, ognuno deve seguire un'alimentazione per il proprio corpo e per il proprio stile di vita, soprattutto perché è normale che, se vi faccio un esempio, soffrite di pressione bassa, questa alimentazione è molto diuretica, cioè dovete bere tanto, prendere delle tisane, quindi ovviamente questa parte non la farete, potete cambiarla con qualsiasi altra cosa che voi invece sapete che il vostro corpo può affrontare e quindi un qualcosa che vi faccia stare bene. Prendete tutto con le pinze, io non sono un dottore, non sono una nutrizionista, quindi assolutamente prendete tutto con le pinze, semplicemente me l'avete chiesto e io, perché no, ve la dico. Allora, vi premetto anche un'altra cosa. Per 2 settimane circa, anche forse di meno, ho fatto un'alimentazione priva di carboidrati, con 0 carboidrati. Questo perché? Non perché dovessi dimagrire, ma prima di iniziare l'alimentazione vera e propria, poi incrementando anche i carboidrati, riso, pasta integrale, eccetera, eccetera, mi ha fatto fare questa alimentazione d'urto, nel senso che senza carboidrati, quindi senza questi zuccheri in più, proprio per disintossicare il mio corpo, perché sono una che i carboidrati li mangia ogni giorno, anche più volte al giorno, mischio anche pasta e pizza, magari mattina, cioè pranzo pasta, sera pizza, quindi comunque i carboidrati io ne mangiavo tanti, e danno quella sensazione, almeno a me, di gonfiore, sempre con questa pancia un po' gonfia. Poi io ho anche una specie di intolleranza al lattosio, quindi oltremodo quando mangiavo la pizza, sia bufala sia margherita, comunque con la mozzarella è inevitabile, perché io la pizza la voglio con la mozzarella e pure con la bufala, quindi potete immaginare che ero comunque gonfia, non grassa ma gonfia. Quindi questa alimentazione per 1,5 settimane più o meno mi è stata data proprio priva di carboidrati, per purificare il corpo, proprio per asciugare, per evitare questo gonfiore e tutto. Quindi oggi vi dico quella che ho iniziato a fare io, quindi questa qui senza carboidrati. Poi, se vi piacerà e vi sarà risultato insomma interessante, utile, eccetera, me lo scrivete qua sotto e vi faccio anche la seconda parte con l'alimentazione completa, quindi anche integrando i carboidrati, eccetera. Ok? Quindi io direi di iniziare anche questa cosa, ovviamente senza i carboidrati. Magari per me è bastata 1,5 settimane per disintossicarmi, per pulire il mio corpo, no? Magari a voi ne servono di più. E magari se voi siete un po' più in carne di me, questa alimentazione vi aiuterà anche a dimagrire, perché ovviamente riducendo i carboidrati, se siete abituati a mangiarne tanto e prendete peso con i carboidrati soprattutto, questa vi aiuterà anche a perderlo. A me non è successo perché l'ho fatta talmente poco, proprio perché non dovendo perdere peso, più di 1,5 settimana non mi serviva, perché altrimenti avrei cominciato a perderlo anche io e cioè sarei sparita. Quindi voi la fate nel momento in cui, anche in base al vostro peso, al vostro bisogno, vedete che siete arrivati a un peso che vi va bene, che siete arrivati comunque a una fisicità che vi piace, e poi continuate con il mantenimento, che è l'alimentazione che vi darò poi successivamente. Quindi iniziamo, io la leggerò qua, ce l'ho sul computer proprio per non dimenticarmi niente, e vi andrò a dire prima quello che andremo a mangiare quotidianamente, e poi lui mi ha fatto una tabella con i giorni della settimana e cosa devo mangiare a pranzo e cosa a cena. Ok?
Ok, iniziamo. Tengo a specificare che comunque il tutto deve essere abbinato ovviamente all'attività fisica, che può essere in palestra, che può essere una camminata, che può essere qualche esercizio a casa. Comunque l'attività fisica deve essere fatta. Lui mi ha diviso dal giorno in cui mi alleno al giorno in cui sono a riposo. Quindi io adesso vi faccio il giorno di allenamento, poi vi faccio il giorno di riposo. Ovviamente se voi non vi allenate e non fate niente, prendete solo in considerazione il giorno di riposo, ok? Allora, iniziamo. Per il mio giorno di allenamento ho a colazione delle scelte, perché comunque potete scegliere, potete variare, ovviamente non è tutti i giorni la stessa solfa, perché sennò due palle. Potete scegliere tra, come bevanda, tè verde, tisana snellente o tisana drenante, ovviamente in base alle vostre esigenze e ai vostri gusti. Per esempio a me non piace il tè, quindi preferisco una tisana, più che altro che snellente, perché ovviamente io non ne ho bisogno. Utilizzo una tisana drenante perché anche per la cellulite, quindi comunque vi manda molto al bagno, togliete tutti i liquidi in eccesso, quindi per me è l'ideale quella drenante. Magari se voi avete qualche chilo in più, fate quella snellente che vi aiuta allo stesso modo e anche però per il vostro fisico e per il vostro caso. Quindi questo poi è una vostra scelta. Poi, come abbinamento per mangiare, abbiamo o delle fette biscottate integrali, 4, o 30 grammi di cereali, o 4 gallette di riso. Quindi queste sono le possibili soluzioni che potete utilizzare in base a se vi piacciono le fette biscottate, i cereali, insomma quello che preferite. In più a me ha messo ovviamente 20 grammi di proteine, lo shaker di proteine, quello potete utilizzarlo o meno, magari voi non le prendete, comunque è consigliato, vi dico quello che mi ha messo a me, poi voi ve la gestite e ve la cambiate e modellate in base alla vostra esigenza. Quindi a me poi ha messo 20 grammi di proteine da bere, che sono le proteine che comprate da Decathlon, ma non vi consiglio di prendere da Decathlon, era per farci capire. E poi come possibile integrazione mi ha dato una pasticca di multivitaminico, quindi un qualcosa che vi dà energia, multivitaminico, vitamina C, vitamina B, E, D, eccetera, eccetera. Più la carnitina, che anche questo è un amminoacido che serve per la palestra, eccetera, ma anche questo me l'ha messo, ma potete benissimo non utilizzarlo se non siete tipi da utilizzare questi integratori. Poi, come primo spuntino, perché durante la mattina avete la colazione e poi altri due spuntini da dilazionarvi, di solito se uno lavora, insomma, quindi diciamo che se uno si alza presto, più o meno fa il secondo spuntino verso le 9, 9 e mezza e l'altro verso le 11, 11 e qualcosa e poi verso l'una mangia. Più o meno anche questo ve lo dovete gestire voi. Come primo spuntino abbiamo o 80 grammi di bresaola o affettato magro o proteine, di nuovo quelle da bere. Io non utilizzo mai le proteine da bere come spuntino, ma bensì utilizzo sempre la bresaola maggiormente, perché mi piace, perché ha molte proteine, perché è magra. E abbinato 400 ml d'acqua, tassativi ragazze, cioè questa alimentazione veramente dovete bere, quindi pulire il vostro corpo, proprio per questo è tanto efficace. Secondo spuntino, una banana con 300 ml di acqua, quindi anche qua molta acqua. Calcolate che arrivate a pranzo che avete bevuto tipo 2 litri d'acqua, no? 2 litri no, però insomma più bevete meglio è. Pranzo, arriviamo, carne magra tipo bovino, 150 grammi, ovviamente io vi dico qua carne magra, ma dopo avremo tutte le sostituzioni. Se poi vi interessa veramente e volete una foto, mi scrivete su Instagram, io ve la invio proprio, vi invio lo screen così l'avete proprio a portata di mano, perché adesso così vi potete fare un'idea, poi dopo sarà meglio. Quindi a pranzo diciamo carne magra 150 grammi e verdura, ortaggi 350 grammi, sempre pranzo e cena ortaggi 350 grammi, quindi verdure. 3 cucchiaini di olio da utilizzare per condire e sale quanto basta, poco, non esagerate perché anche quello non è che fa benissimo. In più potete abbinarci al pranzo 60 grammi di pane integrale o 6 gallette di riso o 50 grammi di riso, quindi solo a pranzo avete l'alternativa di quel poco riso, 50 grammi, veramente poco. Poi andiamo al pomeriggio, abbiamo il quarto spuntino, che sarebbe, vabbè, il terzo spuntino in realtà, quindi la merenda, e abbiamo l'integratore post-workout, ma in base se vi allenate o meno, però come mangiare proprio, affettato magro, 60 grammi,
abbinato a due gallette di riso. Quindi la vostra merenda sarà galletta, galletta e mezzo l'affettato, e vi fate il panino e ve lo mangiate. E poi andate a fare l'allenamento in teoria come faccio io. Cena, 200 grammi di carne. Ripeto, io dico carne perché ve lo dico così in generale. Poi dopo vi farò vedere tutte le sostituzioni e vedrete anche tramite la tabella che ci sarà scritto quando mangiare carne, pesce, uova, legumi, eccetera, eccetera. E tutte le quantità sono scritte sotto poi. Ortaggi 350 grammi come sempre, 2 cucchiai di olio e sale quanto basta, sempre non esagerare. Poi giorni di riposo, quindi chi si allena prenderà in considerazione sia i giorni di allenamento nel giorno in cui si allena che il giorno di riposo nel giorno in cui si riposa. Al contrario, chi non si allena per niente prenderà in considerazione solo i giorni di riposo. Colazione, qui abbiamo solo il tè verde, non ci sono scelte come precedentemente. Fette biscottate integrali, sempre 4 o 30 grammi di cereali o 4 gallette di riso. Poi le proteine, questo sempre se le prendete o meno, ma non è necessario. E una pasticchetta di multivitaminico, anche questa non necessaria. Primo spuntino, 80 grammi di bresaola o 80 grammi di affettato magro e o le proteine. Ma anche questo, ripeto, non è necessario, va benissimo la bresaola o l'affettato. Più 400 ml di acqua. Secondo spuntino, come prima, una banana e 300 ml di acqua. Andiamo al pranzo, carne magra tipo bovino 150 grammi con 350 grammi di ortaggi, 3 cucchiaini di olio e il sale quanto basta. È molto simile. Il terzo spuntino io ce l'ho, ma sono 10 grammi di amminoacidi essenziali più la carnitina, quindi se le prendete, ma non, se non vi allenate non penso che le prendiate, quindi fate finta di niente. E l'ultimo spuntino, abbiamo affettato magro 60 grammi, 2 gallette di riso e 300 ml di acqua di nuovo. E poi per cena abbiamo 200 grammi di carne, 350 grammi di ortaggi, olio e sale quanto basta. Quindi vedete, è abbastanza simile, però nel giorno di allenamento possiamo avere quella piccola quantità di carboidrati, ovvero 50 grammi di riso, così nei giorni di non allenamento ovviamente no. Quindi se voi non vi allenate non avete proprio carboidrati per niente. Qui ho tutte le varianti, ripeto, se vi interessa veramente la volete seguire me lo scrivete su Instagram, io ve la mando così ce l'avete a portata di mano, perché adesso ve la dico a voce, ma giustamente poi dovrete vedere tutte le dosi. Allora, qui mi ha fatto tutte le varianti, ovvero la sostituzione dei carboidrati con 100 g di legumi secchi, 200 g di legumi freschi e 300 g di legumi in scatola. Quindi nel momento in cui nella tabella avrò scritto legumi, io so che devo andare a sostituire con una quantità di quelle in base a quali prendo. Per le proteine invece, petto di pollo 120 grammi, petto di tacchino 120 grammi, 3 uova, 3 bianchi e un tuorlo, 80 grammi di bresaola, 150 grammi di fiocchi di latte, tonno al naturale o sgombro 120 grammi, il salmone 100 grammi una volta a settimana perché è grasso e il pesce azzurro 200 grammi. Altrimenti, per quanto riguarda la sostituzione delle proteine, 200 grammi, ovvero quello della sera. Petto di pollo 240 grammi, petto di tacchino 240 grammi, cavallo, quindi la carne di cavallo 200 grammi, 400 grammi di pesce azzurro e 200 grammi di tonno al naturale o sgombro. Sostituzione frutta, perché ovviamente se non vi piace la banana potete prendere 150 grammi di ananas o 200 grammi di arancia o 400 grammi di cocomero, senza abusarne. Quindi queste qui sono tutte le sostituzioni, poi sarete voi brave a imparare a gestirvele, a vedere quello che più vi piace. Quindi sicuramente più andrete avanti con il tempo e più saprete gestirvi la vostra alimentazione, saprete anche in un momento in cui vi manca un determinato alimento, saprete poi fare i cambi necessari, a portare sempre lo stesso quantitativo di nutrienti, eccetera, eccetera. Poi imparerete comunque con il tempo, è normale. Vi faccio vedere invece, anzi vi dico, la tabella alimentare che mi ha dato. Allora, io ho il lunedì carne bianca a pranzo e legumi a cena. Martedì carne bianca a pranzo e pesce la sera. Quindi facciamo un esempio, lunedì ho la carne bianca, posso scegliere di prendere petto di pollo, tacchino, non lo so, qualsiasi altro tipo di carne bianca, in questo momento di sfugge. E per i legumi la sera posso scegliere quali tipi di legumi prendere, come quelli che diceva nella nostra sostituzione, o 100 grammi di legumi secchi o 200 di legumi freschi o 300 di legumi in scatola, in base a quello. Io di solito uso quelli in scatola, quindi 300.
Poi martedì appunto carne bianca e sera pesce, mercoledì due uova a pranzo e i legumi la sera, giovedì pesce a pranzo e carne rossa la sera, solo una volta a settimana l'abbiamo la carne rossa, venerdì legumi a pranzo e carne bianca a cena, sabato pesce e poi la sera ho la serata libera, quindi ho un pasto, una cena libera. Poi domenica di nuovo carne, in realtà qui posso scegliere se carne bianca o carne rossa in base ai vostri gusti, e la sera di nuovo legumi. Ovviamente nel caso in cui si dovesse cambiare un pasto, si cambia l'intera giornata sostituendola con un'altra. Per esempio, se io lunedì non ho la carne bianca, allora mi prendo il mercoledì e faccio due uova e la sera i legumi, però ovviamente poi io devo sostituire questa giornata con l'altra, quindi devo scavallarle, cioè non posso, diciamo, gli abbinamenti che mi ha fatto sono studiati ad hoc, quindi non posso, se il lunedì ho carne bianca e la sera i legumi, perché non ho la carne bianca, mettere pesce e legumi o mettere uova e legumi, cioè, perché poi il giorno dopo di nuovo carne e pesce, quindi è tutto studiato, perciò quando io devo cambiare anche solo un pranzo, una cena, devo cambiare l'intera giornata e scambiarla con un'altra, perché proprio questi collegamenti sono fatti e studiati, perciò altrimenti andremo poi a scombinare il tutto. Io spero tanto che questo video vi possa essere utile, comunque in qualche modo, ripeto, vi serve veramente, vi volete mettere, chiedetemelo, perché ovviamente così detto non è molto chiaro e comunque non potrete seguirla bene. Invece io vi manderò tutti gli screen, tutte le cose, così avete tutto a portata di mano, ve li stampate, insomma fate quello che volete, ve la modificate e sicuramente è molto più comodo. Spero comunque che un minimo vi possa essere stata utile, fatemi sapere se la inizierete a fare a vostro modo, vi ripeto, prendete tutto con le pinze perché ognuno poi ha il suo corpo, non pensate che io vi sto dando la dieta della vita o l'alimentazione della vita, perché non è così, per me va bene, ma dovete anche un po' vedere il vostro corpo come reagisce, quindi poi ve la modificate e farete insomma le vostre conclusioni del caso. Spero che comunque in qualche modo vi possa essere utile per quel piccolo aiuto che vi posso dare, che spero che comunque sia abbastanza, perché ne sarei comunque contenta che vi possa aiutare in qualche modo, anche solo se darvi un piccolo aiuto, ecco. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scrivetemi qua sotto o su Instagram. Ciao!